Quando avevo 10 anni ed ero stanca di studiare, sognavo di duelli e traversate oceaniche. Ora capisco che il mondo è più confuso di quanto immaginassi. Tutto va alla rovescia, ma cerco di affrontare la situazione al meglio delle mie possibilità. Sulla grande mappa ingioiellata nella torre di Dunwall, Karnaca è il porto più meridionale dell'impero. Un grosso rubino. Ecco come l'ho sempre immaginata. Da vicino la città profuma di oceano e spezie. Ancora più da vicino ci si leggono storie di sangue e ambizione. Qui è nato mio padre. Megan Foster è una straniera, ma sento di potermi fidare di lei, anche se è sospettosa. Mi ha tirato fuori da Dunwall e mi servono risposte. Delilah e il Duca mi hanno fatto passare per un'assassina, usando l'uccisore della corona per eliminare i miei avversari politici. Hanno preso ciò che era mio e ora me lo riprenderò. Non hai che pochi alleati. Deve esserci una maledizione. Vecchio pazzo. Sta a voi. Quando vorrete parlare, vi dirò quello che so. Bene. Ora in parte è chiaro. Ma che facevate tu e Sokolov qui? Il vecchio amava Karnaca, ma aveva scoperto una cospirazione legata all'uccisore della corona. Voleva avvertire Corvo. Sapevo che le tensioni stavano aumentando. Corruzione, violenza per strada. Io non ci ho badato molto. Di solito sono le autorità locali a occuparsene. Invece il nuovo duca lascia correre. Ma Sokolov pensa che potrebbe essere a capo della cospirazione. Aveva un'aria sconvolta e se vi ha mai raccontato le sue storie saprete che è insolito. Stavamo per andare a Dunwall, ma è successo qualcosa. L'uccisore della corona. Sì, il portello si è squarciato e Sokolov ha urlato. Ho visto solo un'ombra, qualcuno che lo trasportava sul ponte. L'ho inseguito finché ho potuto, verso l'istituto Addermeyer. È diretto da Hypatia, l'alchimista. Forse il duca si serve di un suo paziente, ovvero l'uccisore. Addermeyer, d'accordo. Entrerò. L'uccisore deve essere fermato e se l'alchimista collaborerà, forse riuscirò a scoprire cos'è successo a Sokolov, se avrò fortuna. Se vi affidate alla mia fortuna, Sokolov è morto. Finito all'istituto, disattivate la torretta. A quel punto arriverò con la nave.
difficile. Non hai che pochi alleati. Allora vi lascio sul molo. Vediamo le strade lungo le quali è cresciuto mio padre. Andiamo allora. Non devo farmi riconoscere. Vi porterei ad Addermyr in barca, ma è ben sorvegliata. C'è una torretta della Gran Guardia. Passate via terra e per la stazione di posta. Prima di morire, il duca di Serkonos ha impiegato anni a costruire Karnata. Con la sua ascesa, il duca Luca Abele ha iniziato a prosciugare rapidamente le ricchezze della città, con orge e festini di settimane. Ci si diverte di più qui di quanto facessimo noi a Dunwall. Fate attenzione lungo la strada. Il duca ha affidato la città alla Gran Guardia. Attaccano gli stranieri a pista. Non mi farò notare. Questo è un buon posto. Raggiungete Addermyr, eliminate l'uccisore e scoprite dove è tenuto Sokolov. L'alchimista, Aipezia, vi aiuterà come può. E a Sokolov piace. Ci vediamo ad Addermyr. Aspetta che la torretta sia disattivata per raggiungermi con la barca. Do il benvenuto a Carlo. Quella nave là. Conosci il capitano con le sue estorsioni. Cosa? Amici serconiani, in assenza del duca ho il seguente annuncio da fare. Sono state adottate nuove misure restrittive in seguito ai. Tutti mi cercano. Sarebbe meglio agire con discrezione. Ti avevo avvertito di cosa sarebbe successo se mi avessi fatto rapporto. Ti prego, non avevo scelta. La Gran Guardia Serconiana pregarmi. È troppo tardi. Lasceremo che delle mosche del sangue ci fermino. Ci sto. Mi raccomando, nessun movimento brusco e alla larga dai nidi. Non siamo neanche sicuri che ci siano dei soldi. Sappiamo solo che ci sono. Infestato. Muoviti lentamente, lontano dai nidi, e non farti riempire di veleno e di uova delle mosche del sangue.
Vuoi che ti indichi la via? Che ti aiuti nel tuo percorso? No. Fermiamoci qui per un momento. Circolare! Stiamo cercando dei manufatti eretici. Cosa? C'è qualcosa di perverso. Senti, io devo solo... L'accesso a questa zona è... impedire che anche solo uno di noi vaghi perduto nella notte infinita per tutto il tempo che verrà. La ricompensa per una vita vissuta nel nome delle sette costruzioni è la fine dell'esistenza, la pace del non essere. Solo chi si allontana dalle sette costruzioni rischia un'esistenza senza fine alla deriva nell'oblio, sotto un cielo nero senza stelle, il freddo oceano senza vita che ci circonda. La stazione di Atermeyer. Da qui posso raggiungere l'istituto. Non la usa quasi più nessuno. Ti trasferisco nel distretto delle polveri. Cos'è stato? Le rotaie sono elettrificate. Chissà con cosa ho a che fare. Di giocare. Chissà con cosa ho a che fare. Spero non sia nulla di grave. Forse non è niente. Una notte alla casa di tolleranza. Una notte. E ora sono pieno di piattole. Amici serconiani, in assenza del stato nel locale di Paolo, si gioca ai dadi e si rincorrono le ragazze. Il problema delle mosse del sangue di quest'anno è il più grave della storia recente. Rinvenendo un nido o un cadavere infestato, non toccatelo. Ogni tentativo di eseguire i riti funebri dell'abbazia dell'uomo qualunque verrà punito severamente. Contattate subito la Gran Guardia Serconiana. Gli armigeri... Devo pisciare. E combineranno. Amici serconiani, in assenza del Duca ho il seguente annuncio da fare. In risposta ai violenti crimini e all'interferenza estera nei nostri affari, i viaggi tra i distretti verranno consigliati. C'è aria pesante. Chi possiede i
difficile respirare a fondo. Inclusi i cittadini che si spostano tra casa e lavoro. Non ha senso. Ogni dunque, tentativo di ostacolare la Gran Guardia nell'espletamento delle sue funzioni. Notizia di Olla. Ce l'aveva così vicino che sembrava una giura. Notte dopo notte ci perdeva il sonno, ma dai e dai e dai, diventò come un tonno. Presto sposami, io sto bene sol con te. Vado al mare da due visite e di pesci ne ho ben presi. Marta, presto sposami, io sto bene sol con te. E allora mi dice, stai allerta. E io dico, ero allerta e allerta sto. E lui, sì, ma stavolta dico sul serio. Spero che accettino il mio trasferimento. Devo fare la strada fino a un altro distretto. Di sicuro ho visto qualcuno. C'è qualcuno lì? Ho immaginato? No. C'è qualcosa di sicuro.